Beh, questo fondamentalmente è il motivo perché faccio questo lavoro. Perché in alcuni progetti ci sono dei momenti che mi sembra veramente di vivere, ma sono dei momenti, sono dei secondi. Quando sono entrata nella Reggia la prima volta, ho cercato sì di pensare com'era, insomma, com'è stato vivere qua, camminare, immaginarlo come fosse una casa. E per un po' mi è sembrato di, insomma, di capirlo. Quando stavo in alcune stanze cercavo di immaginarmi, ma questo, figurati, questi mobili saranno arrivati dopo, saranno stati spostati, quel che, insomma, sto letto effettivamente è stato così. Chissà cosa hanno aggiunto, cosa hanno tolto. Però fondamentalmente la luce, quando ci sono le luci spente la mattina o la sera, è rimasta quella, no? Quella che entra dalle finestre, quando pioveva, quando c'era bel tempo, il giardino è la stessa cosa. È stato bello poter vivere per un attimo, per un secondo, no? Pensare, insomma, di non essere me stessa, ma cercare di immaginarmi per poco come poteva essere la vita là. Raccontare una storia, prima di tutto. Almeno questo credo che sia quello che un regista desidera. In questo cortometraggio che stiamo girando qui, si racconta la storia di una reggia e di una donna che ne rappresenta l'anima attraverso il tempo. È lei che crea il palazzo, è lei che lo abita nelle varie epoche, è la donna che tutti amano, quella attorno a cui ruota la storia. Nel periodo barocco, nel periodo vittoriano, è fantastica nel 1920, è perfetta nel 45, è perfetta in un film dentro il film. Sai, volevo che questa donna, Maria, avesse una forte presenza, come se potesse fluttuare attraverso le epoche, stabilendo una continuità tra loro, in modo che ogni volta che riappare il pubblico dica: ma è ancora lei? Certo, perché no? È come se la reggia in fondo le appartenesse. Your Highness, all is well? No! No! Io penso sia molto intuitiva. Kasia sa quando recita bene una scena e quando potrebbe dare di più. E il suo istinto è affidabile. Sì, sai, si possono scrivere molte battute per un attore, ma non è detto che poi vengano recitate bene. E lei ha capito subito la sceneggiatura e come rendere le varie figure di donna che interpreta nel film. Ha un istinto formidabile. Van Vitelli incarna l'artista, la guida. Maria è affascinata da lui per molte ragioni. Si innamora di quello che lui realizza. Tra i due c'è una forte affinità intellettuale. E, sai, in questo film io ho solo spinto un po' sull'intesa sentimentale. E così, quando lei viene a salutarlo, c'è questo momento molto tenero tra loro.
Non mi interessa essere una star del cinema. Ciò che mi affascina è il percorso per riuscire a diventarlo. Io amo la caccia. Io sono costruito per cacciare. Quando ero giovane e senza lavoro ero la persona più felice al mondo, specialmente quando potevo dire alla gente: io sto per diventare una star. E loro sorridevano, perché mi stimolava doverglielo dimostrare. E così, in fondo, probabilmente, ho disegnato la mia vita. E ho vinto, ho perso, vinto e perso ancora, perché vincere e poi vincere ancora è più divertente che proteggere la propria fama. Se sei una star per 50 anni, ok, può essere bello, ma se perdi e poi riottieni il successo e poi lo perdi ancora, è molto, molto più divertente. Io sono rimasta sorpresa di quanto lui ancora oggi, per quanto ha lavorato tantissimo, sei un grande attore, si diverte a scoprire delle cose nuove. E c'è questa scena, in questo dialogo tra Vanvitelli e la regina, e sui fuori campo, dove lui sta, insomma, fuori campo, lui si commuove ogni volta. Quando io cominciavo a piangere, lui piangeva. È una cosa meravigliosa che accade poche volte e accade con pochissimi attori e probabilmente quando ci si conosce meglio. E si vedeva, io insomma l'ho capita questa cosa, che lui si diverte, gli piace ancora fare questo lavoro perché si scopre per poi ricevere tanto. Show me what you will build. Tell me. Make me see it, Vanvitelli. I have already designed the aqueduct that will make the water glisten on the horizon 3 kilometers away. And there will be the English garden, botanicals from all over the world. Nothing on earth will compare. But I will build another. The farthest, the most spectacular, the first to be filled by the aqueduct. Dedicated to you. Water cascading from a fall. Below the fall, on one side, Diana, surrounded by nymphs about to plunge into the water. On the other, Actaeon, who dared to look at Diana in her nakedness. Already partly transformed into a stag, and around him the dogs that will devour him. I will never leave. Here I will be. Silent, please.
bello di questo mestiere è quello di farti indossare a volte dei panni che neanche a carnevale uno ha la possibilità di trasformarsi in qualcosa di così lontano da sé. Io ho capito che all'epoca per vestirsi servivano 6-7 persone. Già questo mi fa pensare che, nonostante questa sia un'epoca infame, non è un caso che uno con mio carattere sia nato in quest'epoca qua. Our fortunes are not in the rise of a tower, but in the king towering above his fortune. The only fortune is the one. The king is sinking into this folly of Vanvitelli's. Celestial alignments portend change and movement for the royal house. Your Majesty, good day to you. Your Majesty, if I may. Your Highness, if you please. If you please, gentlemen, to make this quick. Majesty, I implore you to reconsider the political ramifications. Is it true? Is it? Is what true? What you want? What you fuck? What? Yeah, right, just like that. Go in the kitchen. I don't have a baby. You have a baby. Come on. It is a blessing. È una benedizione far sorridere le persone, perché viviamo tra così tante preoccupazioni a cui non sappiamo nemmeno dare un nome. E quando fai sorridere, trasporti lontano da tutte le ansie. E così quando sono sul palco per una commedia, chiedo al regista di tenere un po' di luce in sala, solo un po', in modo da poter vedere il pubblico, guardarne i volti mentre sorridono. When I'm making them laugh. Forse non era il caso. Yeah, because maybe it's the best. Yes. It was. Yeah. Yeah, yeah, I don't stop because yeah, okay. Yeah. All right. Okay. Good. All right. Yes. So, what's up? Una grolla all'impalcatura. Non dovevo fare queste scale. Che impalcatura? Questa. Se si muove. Non si muove, capito? Voglia di una tuta, voglio mettere una tuta acetata di quelle, capito? Vedevo un sacco di film con mio padre da ragazzo. È lui che mi ha trasmesso la passione per i suoi film preferiti, Fratelli Marx, Via col vento, Cime tempestose, quel genere di film, insomma. E poi ho cominciato a vedere quelli che piacevano a me, Taxi Driver, Il Padrino, La conversazione, The Rain People. E tutti questi film crescono dentro e ti viene voglia di diventare regista, perché vedi quelli che altri hanno fatto e dici, beh, figo come lavoro. You bring the instruments of peace to this table, and your beauty brings beauty once again to this continent. Per prima cosa mi piace raccontare storie e poi mi piace lavorare a contatto con le persone. È bello mettere insieme un gruppo di persone creative e lavorare tutti insieme. Si crea una bella tensione. C'è una fusione tra buono, cattivo, divertente, triste. E alla fine diventi come una famiglia. Una volta ho girato un film molto lungo, 275 giorni, e siamo stati insieme quasi 2 anni. E in tutto quel tempo la gente cresce, muore, nascono i figli, si condividono tutte le più importanti tappe della vita, insomma.
Questo posto è di una bellezza disarmante, cioè... Van Vitelli l'ha poco pensata bene. Questa cosa là... Ma è quella cosa lassù in cima, cos'è tutto quell'intreccio di roba? Oh? Quello non lo so. Tenderà a scendere. Cioè, in cima e quella è acqua che scende. Non ti preoccupi. Quella è acqua. Ma è ferma, non si muove. Ma come fai a vedere l'acqua da qua? Ah, dovresti vederla un po' muovere. Cioè, le cose bianche sono tutte uguali. 3 chilometri è roba. Affanculo, però. Pensa a quegli stronzi versai e pensano di avere chissà che cosa. Però c'avevano un telefonino, c'erano Facebook, ragazzi, di là del merda. Capito quello che voglio dire? Cioè, quegli stronzi versai e pensano... Capito? E noi abbiamo sto capolavoro assoluto. Ragazzi, avete delle spille da bagno che si possono mettere? Tu non ce l'hai? Non ce l'ho. So di avercelo, non so dove. Ma poi c'è tutto parco intorno, anche. Che bello, bello comunque. Ma costa entrarci. Il cliché è che uno si ferma e guardando l'universo realizza quanto l'uomo sia piccolo. Io guardo l'universo e realizzo quanto invece io sia grande. Ho una vita interiore che è più profonda, stupefacente e complessa di qualsiasi opera d'arte si possa mai immaginare. E se col mio lavoro riesco a mostrare la complessità della vita e le contraddizioni della vita, ne sarà valsa la pena.